Ovviamente 6 round sono tanti, 8 sono tantissimi, 10 ancora di più, più di 12, Giovanni. Un'eternità. Un'eternità, non finiscono praticamente mai. Immagino voi che siete là sul ring, affrontare 12 riprese non è affatto semplice. Giovanni. No, assolutamente no, perché oltre alla preparazione, la testa deve far parte... è una parte importante del combattimento, le cose possono cambiare, sai, sui colpi, ci sono tante varianti che un pugile deve saper tenere a bada. Sicuramente Emiliano, con la sua esperienza, già ci è passata altre volte, ma ogni match è sempre una storia a sé, bisogna sempre stare molto attenti a qualsiasi situazione, anche perché vedo il pugile molto deciso, molto deciso, il pugile ospite molto deciso. E si comincia, prima ripresa delle 12, il programma, pantaloncini neri bordati di rosso per Ukyuaga, pantaloncini neri bordati di grigio argento, fascia bianca per il nostro Emiliano Marsili, sempre molto abile a muoversi sulle gambe. Nel centro Urquiaga gira intorno Marsili, che lo pizzica col destro, sempre molto attento a non farsi trovare. Adesso, più che dal colpo, mi è sembrato perdere l'equilibrio dal piede. Però è molto bravo anche Urquiaga a portare i colpi, Giovanni, perché molto anche veloce. Fare attenzione Emiliano, bello adesso il destro di Emiliano. Attenzione quando fa la ripartenza, perché lo spagnolo è anche pronto nel rimettere comunque. Ancora il destro da parte di Marsili. Risponde col sinistro Urquiaga, sinistro al corpo da parte di Urquiaga, che non va a bersaglio. Adesso sì, deve stare attento destra. Emiliano, quando se lo trova da vicino, perché sferra questi colpi che possono essere insidiosi. Deve lavorare bene con le gambe Emiliano, come sta facendo adesso, e adesso è rientrato bene col diretto sinistro. Molto bene, veramente molto bene. Sì, perché Urquiaga è molto bravo a portare questi ganci larghi, che se lo colgono in preparatorio possono mettere in difficoltà Emiliano, che però è bravissimo il gioco di gambe ancora. Un gran gioco di gambe, un gran destro da parte di Emiliano. Di Emiliano, sì. Adesso pure un altro gancio destro. Gancio destro e poi un sinistro. Adesso fase di clinch, finiscono alle corde. Ultime azioni di Emiliano molto belle, anche sembrate anche efficaci. Sì. Adesso il sinistro al corpo da parte di Marsili. Grande mobilità da parte di Emiliano. Veramente. Adesso colpi anche più duri. Sì, anche duri colpi. Risponde adesso il Piaga. Adesso il Piaga ha sfiorato Marsili con due diretti. Urquiaga che tenta di portare il destro sull'attacco di Marsili, ma Marsili è bravo a fare il passo indietro, a non farsi trovare. Finisce quindi questa prima ripresa delle 12 in programma. Ripresa vinta da Emiliano Marsili, secondo me abbastanza nettamente, perché sì, è vero sì, che sì. Il pugile spagnolo ha portato un paio di colpi, ma Emiliano ha tenuto sempre la distanza, ha portato il diretto sinistro, è riuscito a rientrare in un paio di occasioni, quindi secondo me il primo round è da assegnare a Emiliano. Sì, come abbiamo visto nei replay offertoci dalla regia dei ragazzi di Fighters Life, Max Maone e Alberto Frati, come dicevi te, molto bravo Emiliano nei rientri, nel tenere la distanza. Sì, Urquiaga qualche cosa ha fatto, attenzione, sì, l'ha portata. Ha portato qualche combinazione di buona fattura, però più incisivo mi è sembrato Marsili quando ha portato le azioni. Sì, perché poi ci sono stati dei momenti in cui Emiliano è riuscito a rientrare con una buona efficacia dei colpi, quindi ha fatto secondo me pendere l'ago della bilancia dalla sua parte.
Ultimo match da parte di Urquiaga lo scorso 12 febbraio, una vittoria contro Angel Gomez, Barcellona. Mentre per Emiliano Tizzo Marsili l'ultimo match è quello di Civitavecchia dello scorso giugno, la vittoria contro Stéphane Jamoye. Buona adesso la combinazione destro sinistro di Emiliano, che ha approfittato di un momento di pausa di Urquiaga per mettere bene due colpi diretti. Piccante poi con il suo destro Emiliano, sempre molto bravo a non farsi trovare sulle pronte risposte da parte del pugile spagnolo. Che se non erro pugile spagnolo del 2018 affrontò per il titolo europeo Eddie Statley, quindi altro grande pugile che avrebbe dovuto sfidare il nostro Gianluca Ceglia. Match rimandato. Il match per il titolo europeo dei leggeri sarà tra Ceglia e Mendy nel prossimo fine aprile, il 30 se non sbaglio. Adesso prova Urquiaga a entrare con il destro. Il destro adesso di Emiliano. Ma Emiliano è sempre bravissimo a colpire nel momento in cui Urquiaga porta a puntare le azioni e poi non farsi trovare. Adesso sempre con il gancio sinistro. Molto fastidioso il destro di Emiliano, eh? Sì, mette sempre questo continuo movimento di gambe, deve stare solamente attento alla ripartenza del pugile spagnolo. Adesso un buon diretto sinistro. Buon diretto sinistro. Sì, sono questi i colpi che poi nella totalità del round, insieme ai jab, insieme al movimento gambe, fanno sì che la ripresa Emiliano se la riesca a portare a casa. Deve soltanto stare attento a non fermarsi quando quel pugile rientra, ma lo sa benissimo. Prepara sempre molto bene i colpi Emiliano con il jab destro. Poi quando porta il finistro è velocissimo. Sempre in continuo movimento Emiliano, sempre molto rapido. Che per un avversario è snervante questo. Assolutamente sì, perché non riesce mai a trovare il bersaglio. E poi Emiliano colpisce sempre quando è sicuro di andare a segno. Adesso bello il colpo comunque anche da parte di Urquiaga. Finisce questo secondo round, che mi sento anche questo di assegnarlo al nostro Emiliano Giovanni. Sì, rispetto al precedente un pochettino più equilibrato, sì. Ma Emiliano ha sempre suggellato con dei buoni colpi puliti e un ottimo uso del destro. Il veloce gioco di gambe da parte di Emiliano consente di mantenere la distanza a lui più congeniale. Siamo arrivati al terzo round. Sta per iniziare il terzo round sui 12 programma di questo titolo UE dei leggeri, che andrà a chiudere questa bellissima serata di pugilato che ha visto vincere Omar Junga, Giovanni Sarchioto e Francesco Russo nel sottoclù, tutti e tre nei pesi medi. Ha visto Daniel Spada conquistare il titolo WBC Intercontinentale Youth pesi leggeri battendo i punti Andrea Sito, e questo insomma l'incontro di chiusura, il main event, titolo UE dei leggeri tra Emiliano Tizzo Marsili e Franco Urquiaga. Piccante sempre il destro di Emiliano. Continua a girare vorticosamente sul ring, non dando punti di riferimento a Urquiaga. Il lavoro che deve continuare a fare, perché Urquiaga tenta di portare prima un sinistro e poi un destro. Risponde prontamente Emiliano. Si va in clinch. Vedi, nello scambio, quando poi Urquiaga riporta dei colpi duri, Emiliano cerca subito di rientrare mettendone altrettanto. Questo è una grande intelligenza da parte di Emiliano, una grande esperienza. Sa benissimo che in quelle occasioni mettere dei colpi più duri
fa sempre a favore del suo tipo di pugilato, fa sempre a favore dell'aggiudicarsi la ripresa, insomma. Una cosa molto importante, una qualità importantissima. Poi, come dicevi, Giovanni, Emiliano è sempre bravo a portare i colpi quando sa di colpire. Al momento giusto. Il gioco di parole. No, ma quello. Il Soffiaga tenta in qualche modo di, con due ganci, di mettere in difficoltà Emiliano. Ancora i destri continui di Emiliano Marsili. Risponde col sinistro Orpiaga, ancora il destro di Marsili. Orpiaga tenta di portare due sinistri al volto, un destro al corpo, diretti da parte di Marsili, sinistro-destro. Ancora sinistro e poi destro al corpo da parte di Orpiaga. Non vanno a bersaglio perché Emiliano è molto bravo a spostarsi sempre e non dare il bersaglio facile al suo avversario. Adesso Emiliano tenta di portare prima un destro e poi un sinistro. Colpi non vanno a bersaglio. Ancora gioco di gambe da parte di Marsili. Bello adesso il sinistro da parte del nostro Bugile. Va a portare un destro al corpo. Orpiaga tenta sempre di prendere la misura per portare i suoi attacchi. Adesso tenta un gancio destro, finisce di sulla spalla di Marsili, mi è sembrato. Adesso ancora il destro, quasi movimento di Marsili per Orpiaga, credo che sia abbastanza quasi irritante. Va giù perché prende un bel colpo, prende anche un conteggio. Dico la verità, mi era sembrato una perdita di equilibrio più che da colpo, pure secondo me. Però il colpo è andato a segno. Non ho visto un colpo duro, non ho visto la... Mi è sembrato più che abbia perso l'equilibrio Marsili. Sì, mi è sembrato. Sì, vediamo anche se la replay, andiamo a vederlo. Sta segnando Emiliano, c'ha la scarpa che gli si è rotta. Sì, il colpo effettivamente è entrato, però mi è sembrato quasi una perdita di equilibrio da parte di Marsili. Sì, adesso mentre stavamo facendo il rallenti si è visto Emiliano che purtroppo si è rotta la scarpa. La scarpa, sì. Quello può aver inciso sicuramente. Come hai detto te, il colpo è arrivato, quindi per questo l'arbitro ha fatto il conteggio. Può essere, cioè, non so se il colpo sia arrivato forse contestualmente alla caduta di Emiliano. Infatti per quello lì è opinabile come cosa, però... Diciamo che di fatto, una volta che c'è stato il conteggio nel regolamento, la ripresa è data... È data alla Orchiaga, certo, ovviamente. Sì. Fino a quel momento l'aveva controllata molto bene Emiliano. Sì, assolutamente sì. Però, giustamente, come stavi dicendo tu, Giovanni, sono queste le cose a cui devi fare forse un po' attenzione. Al di là del fatto che adesso sia caduto, però certo, sono i momenti in cui può andare un po' in difficoltà. Siamo arrivati al quarto round, ricordiamo i 12 in programma, quindi siamo a un terzo del guado. Orpiaga sembra avere perso più coraggio. Sì, forse ha preso anche fiducia da questo conteggio subito da Marsili. Comunque sembra essere, cioè, sei un buon pugile Orpiaga, sa stare benissimo sul ring, certo, sa di fronte portare... a un pugile come Emiliano non è da tutti. No. Lavora ancora col jab Marsili, poi entra con un destro al corpo Orpiaga, quasi appoggiato comunque. Ancora il destro di Marsili, Orpiaga ha provato di nuovo a lavorare al corpo. Adesso entra bene col destro Orpiaga, deve fare questa attenzione a questi colpi forse Emiliano. Ancora il destro di Marsili. Sinistro di Orpiaga. Bella l'azione adesso di Emiliano. È entrato benissimo con i diretti. E ha chiuso con un bel gancio. È stato un gancio sinistro, se non sbaglio.
un gancio sinistro al corpo, ha portato una buona combinazione e lo spagnolo ha avuto un attimo di si è fermato un secondo e ha cominciato a pedalare un po' all'indietro, quindi secondo me quel colpo l'ha sentito, un pochettino lo può aver sentito, sì. Diretto sinistro soprattutto l'ha pizzicato molto bene, ancora prepara col destro e chiude col sinistro Marsili. Attenzione, bello adesso ancora il sinistro di Emiliano. Adesso entra con il gancio sinistro Urquiaga, mi è sembrato che abbia anche toccato col destro, sì. Incrocio di Diretti. Attenzione, forse questo è proprio il momento in cui Emiliano può trovare delle difficoltà, quando si incrociano i colpi, deve essere sempre bravo a continuare a fare questo lavoro. Jab destro da parte di Marsili. Adesso sta a portare un gancio, ma lo schiva Urquiaga, continua il lavoro di gambe, se lo chiude all'angolo Urquiaga. Attenzione Emiliano, serie di colpi da parte dello spagnolo, anche un bel destro, Emiliano riguadagna il centro del ring. Attenzione ancora al destro da parte di Urquiaga, che sta prendendo, come diciamo, coraggio. Sì, ha portato delle buone combinazioni. Buone combinazioni, Sì, in questo round c'è stato un inizio buono da parte del pugile ospite. Poi dopo Emiliano è riuscito a riprendere la situazione, sì. Ma nel finale Urquiaga ha cominciato ha portato dei colpi duri. Colpi duri, poi belle azioni. Quindi diciamo un inizio e una fine per lo spagnolo, la parte centrale più per Emiliano. Sì, pure anche nella parte finale diciamo è riuscito a portare Emiliano alle corde. Forse deve riuscire, facile a dirsi, difficile a farsi, ovviamente sì. Emiliano dovrebbe evitare di farsi chiudere all'angolo da questo dal pugile spagnolo. Sì, ma sicuramente lo sa anche Emiliano, quindi l'ha fatto sempre con il gioco di gambe. Adesso vediamo il maestro Massai che lo sta spronando e sta dicendo quello di contromisure che deve fare. Avversario ostico questo Urquiaga, ma lo sapevamo già, visto anche il record. È la quinta ripresa. Quinto round. Match che si sta equilibrando, dato il conteggio da parte nel terzo round e il quarto round con diciamo, la ripresa che potrebbe essere assegnata allo spagnolo, quindi diciamo match molto equilibrato. Un match equilibrato adesso, sì. Ma Emiliano sapeva insomma delle difficoltà, l'ha detto pure nell'intervista che gli ho fatto due giorni fa sull'account Instagram della Federazione Pugilistica Italiana durante il programma Box Ring Live. Sapeva di affrontare e sa di affrontare un validissimo avversario. Sì. Si sta dimostrando tale. 35 anni per Urquiaga, 45, quasi 46 per Emiliano Tizio Marsili. Lavora ancora col destro Marsili. Prova a portare il sinistro Urquiaga. Sinistro destro da parte di Marsili. Bella azione adesso da parte di Emiliano. Mette un po' in difficoltà Urquiaga. Urquiaga addenta questi destri al corpo, adesso incrocia un bel sinistro. Lavora bene col sinistro, tant'è che Emiliano sull'occhio destro è un pochettino confuso. Ho segnato. Urquiaga sta alternando il diretto sinistro al volto col diretto destro al corpo per poi lavorare ancora al volto. Adesso ha portato anche un bel destro, Emiliano l'ha schivato, adesso Emiliano rientra con un destro al volto. Destro ancora, bel colpo portato da Urquiaga che per fortuna non va a segno. Ancora il destro, risponde anche di destro Urquiaga, che ha provato, come diceva bene Giovanni prima, un colpo al corpo e poi per rientrare al volto. Adesso doppio, credo che abbiano colpito entrambi. Sì, sono arrivati Emiliano con il diretto sinistro, Urquiaga col diretto destro, un incrocio pericoloso tra un mancino e un guardia ortodossa.
dove per fortuna il nostro pugile non ha avuto la peggio, sì, non ha avuto problemi. Bello adesso il destro di Emiliano, risponde però prontamente Urquiaga con un sinistro e un destro. Ancora il destro di Emiliano. Lavora col jab adesso Urquiaga, prova a portare un destro, Emiliano lo schiva, prova a rientrare con un sinistro, con un destro e un sinistro. Con il sinistro Urquiaga. I cronometristi battono i 10 secondi finali di questo quinto round. Si conclude. Ha colpito ha messo qualche colpo appena dopo il suono della campana. Sì, teoricamente non vale spagnolo. Sicuramente, però sono sempre colpi che arrivano a segno. Sì, che poi li sente il pugile. Quindi. È vero che sono partiti una volta che è partita la combinazione, anche se c'è la campana, è difficile fermarsi, però bisogna stare attenti a. Questo è un round equilibrato. Sì, Emiliano equilibrato. Rispetto agli altri ha portato qualche azione in più, ma sempre pronta la risposta da parte di Franco Urquiaga, a dimostrazione del fatto che è un match complicato, Giovanni, per il nostro. Sì, è un match che si è messo difficile e adesso è equilibrato. Emiliano sta facendo un buon lavoro con le gambe, sta facendo un ottimo lavoro col jab, deve però stare attento sia al diretto sinistro di Urquiaga, che riesce a mettere questi colpi a segno. Hai visto bene, hai visto bene l'occhio e deve destro stare attento, specialmente quando porta quei 3-4 colpi in serie, quando Emiliano magari rimane fermo. Un match difficile, ma d'altronde a questo livello, Giovanni, i match sono sempre complicati, sì. Forse Emiliano, dai. Praticamente un valido avversario, un validissimo avversario. Gira Emiliano, il solito stile inconfondibile, l'ottimo gioco di gambe, il footwork. Ancora lavora col jab destro Emiliano, risponde Urquiaga sempre con il sinistro e poi il destro al corpo. Adesso una bella azione da parte di Emiliano. Risponde col carattere. Tirato fuori il carattere del campione, due bei ganci, uno secondo me è anche andato a segno. Si va in clinch, sì, infatti. Siamo al sesto round, quindi siamo veramente a metà del quadro, Giovanni. E veramente, secondo, finora un bel incontro, veramente un bel incontro. Sì, assolutamente sì, è combattuto. Dal terzo round in poi, veramente... Sì, perché i primi due, secondo me, nettamente per Emiliano. Sì. Sì, assolutamente sì. Poi quell'atterramento, non atterramento, ha fatto un po' la differenza, ha dato molta fiducia a Urquiaga. Sì, e poi in realtà quella ripresa che poteva essere stata assegnata a Emiliano, sì, potrebbe essere un 9-8, non un 10-8, non due punti per il pugile spagnolo, perché comunque non la stava vincendo, no, però infatti. L'atterramento. Adesso Emiliano lavora bene col sinistro, risponde Urquiaga. Nello scambio adesso Urquiaga ha portato dei buoni colpi a segno subito. Bello, Emiliano, bel gancio sinistro, bello il gancio sinistro di Emiliano, un bel destro e poi un gancio sinistro velocissimo sull'azione di Urquiaga. Ancora il destro che all'incrocio prova a portare il destro al corpo Emiliano, ha risposto con un diretto sinistro Urquiaga. Ancora il jab destro di Emiliano, sinistro destro da parte di Urquiaga. Emiliano mette un bel destro al volto. Molto bravo anche a portare questo montante e poi il diretto destro, lo sì, spagnolo. Sì. Attenzione agli incroci sempre. Si va in clinch, abbiamo divide i due contendenti. Sì, Emiliano ha capito che deve portare qualche colpo più duro per riuscire a aggiudicarsi adesso la ripresa. Bella destra la serie di Emiliano che porta all'angolo Urquiaga, che anche sull'occhio destro Urquiaga anche lui è segnato, sì. Sono entrambi. Un paio di diretti sinistri di Emiliano veramente stati duri. Stavolta credo che no, è scivolato, forse bisognerebbe dare una pulita al ring, perché Emiliano è scivolato credo su un po' di sudore.
c'è anche un po' di umidità. Era suonata la campana sì, che sì. Non si era... Round che forse, anche se non di tanto, mi sento di assegnare a Emiliano Giovanni. Sì, è stato un round molto combattuto. Lo vediamo anche vediamo da qua qualche replay. Ha portato dei buoni colpi. Tra l'altro è stato in questo round che è stato segnato il suo avversario sotto l'occhio destro. Sì, è un round equilibrato dove glielo possiamo dare a Emiliano. E quindi entriamo nella seconda parte dell'incontro, perché siamo arrivati al settimo round. Siete collegati, vi ricordo, con il palazzetto dello sport di Santa Marinella, con la Santa Marinella Boxing Night. Questo è il main event di questa bella serata organizzata dall'Hobby 82. Siete in diretta sul canale YouTube ufficiale della Federazione Pugilistica Italiana. Questo è il titolo UE dei leggeri tra il nostro Emiliano Marsili e lo spagnolo Urquiaga. Un bel match, veramente un bel incontro tra due grandi pugili. Ancora Emiliano lavora col jab sinistro, jab destro, perdonatemi. Jab da parte di Urquiaga, sinistri da parte di Urquiaga, ancora il destro di Emiliano. Urquiaga prova a far portare un sinistro, un destro, poi entra con un gancio destro. Bella l'azione di Emiliano che porta le corde il pugile spagnolo. Ah, bello adesso Emiliano, vedi, quando lo spagnolo prova a colpire duro, Emiliano risponde con colpi con ancora più pesanti. E quello è un ottimo lavoro da parte di Emiliano. Perché è anche un messaggio che tu mandi al tuo avversario. Assolutamente sì. Adesso buona anche la risposta da parte di Urquiaga. Destro di Emiliano. Bello il sinistro che entra nella guardia di Urquiaga, che si era scoperto per portare a sua volta il sinistro. Ancora Emiliano molto bravo a portare alle corde Urquiaga, che esce bene comunque. Ancora il sinistro. Destro-sinistro di Emiliano. Prova un gancio sinistro e poi a doppiare con il destro Urquiaga, ma non va a segno. Ancora il destro, il jab destro di Emiliano. Quando Emiliano anticipa e porta tutte queste combinazioni, Urquiaga si ferma. Non riesce a portare poi più altri colpi. Quando invece viene avanti e lavora sui colpi di Emiliano, diventa più pericoloso. Eh sì, infatti hai perfettamente ragione Giovanni. Bello adesso il destro di Emiliano e poi ha doppiato col sinistro. Sembra in questo round che Emiliano abbia preso più le misure. Sì. Adesso entra con un destro Urquiaga. Ancora a sinistro, prova sempre fatto un gancio, un diretto destro. Adesso prova il jab sinistro. Bella l'azione di Emiliano. Due jab destri, un sinistro, di nuovo due jab destri e poi un sinistro. Ancora il destro di Emiliano, deve solo fare attenzione agli incroci. Sì. Perché è molto bravo Urquiaga poi a rispondere. Assolutamente sì. Ancora il jab destro, di nuovo destro e poi sinistro da parte di Marsili. 10 secondi alla fine di questo settimo round. Altro bel round, finora 7 bei round, veramente. Ancora destro sinistro, rimette il destro, eccolo. E finisce qua, chiude Marsili secondo me questa ripresa. Sì, vincendola nettamente. Tra l'altro Urquiaga è tornata all'angolo con uno spacco sotto al sopracciglio destro. Quindi mentre prima era segnato sotto all'occhio destro, adesso ha un altro taglio. Che vuol dire può fare un po' di differenza. Vuol dire può mettere che i diretti sinistri portati da Emiliano, doppiati nelle combinazioni nel round precedente, hanno avuto effetto. C'è stato proprio un momento, Giovanni, di due destri, sinistro, poi di nuovo due destri e poi di nuovo un sinistro. Sì, entrati tutti a bersaglio poi. Sì, tutti i colpi, quando lavora in velocità, li porta in sequenza. Emiliano è rapidissimo e va sempre a segno per queste linee centrali. Deve stare attento a queste risposte quando magari si fermano le gambe di entrambi. Però ecco, questo round è sicuramente da assegnare comunque a Emiliano.
Quindi siamo arrivati all'ottavo round, se non erro. È ottavo round, sì. Quindi ne mancano 5 alla conclusione. Veramente un bel incontro, molto godibile. Prendendo della grande box. Ancora il destro da parte di Emiliano. Prova a portare un gancio sinistro Urquiaga per sorprendere Emiliano. Dello sinistro destro da parte di Urquiaga, ma non va a bersaglio perché Tizio è molto bravo a fare un passo indietro. Adesso prova con un gancio sinistro Emiliano. Va al tappeto perché scivola ovviamente. Il jab destro di Emiliano. Urquiaga porta un sinistro e un destro. Il jab di Emiliano. Prova un sinistro e un destro Urquiaga. Non va a bersaglio. Emiliano porta due destri e prova col montante sinistro. Ancora il sinistro di Emiliano. Destro. Adesso un destro sinistro da parte di Urquiaga. Fino a un destro dello spagnolo. Bello il destro di Emiliano che va a bersaglio. Attenzione adesso, l'ha portata alle corde, ha portato due bei destri. Poi ha provato a rispondere Urquiaga non andando a bersaglio. Ancora il jab. Poi bello la combinazione di Emiliano che porta due destri e poi un sinistro al corpo. Adesso ancora un destro di Emiliano che finisce sul volto dell'avversario. Bello il montante di Emiliano. Ancora il destro e poi il sinistro. Bella l'azione, la combinazione di Emiliano che va a bersaglio, va a segno. Ancora il destro, montante sinistro di Emiliano. Prova a portare un montante sinistro anche Urquiaga. Bello adesso però la risposta di Urquiaga, ha risposto molto bene, prontamente. Emiliano comunque riesce a non farsi trovare più dopo aver preso un destro sul volto. Ancora il jab destro di Emiliano. Tocca col sinistro Urquiaga. Attenzione a questo gancio che passa sopra il volto di Emiliano Marsili. 10 secondi alla fine di questo ottavo round. Ora Marsili molto bravo, lavora sempre con il destro e poi chiude col sinistro, chiude lui questo round. C'è stato un momento in cui è sembrato che la testa dello spagnolo colpisse lo zigomo di Emiliano, sì. Tant'è che poi dopo ha avuto subito un po' di sangue sotto allo zigomo sinistro. Infatti vediamo che all'angolo stanno cercando di risolvere il problema. Sì, effettivamente sembra lo zigomo. Adesso vediamo se riusciamo a vedere il punto colpito dalla testa di... Eccolo là, vedi? Infatti il maestro e i Catman stanno cercando di risolvere il problema. Ha fatto cenno Emiliano infatti di aver preso si sta lamentando. Che infatti ci sono stati degli scambi, ma non mi è sembrato di vedere colpo pulito sul viso di Emiliano. Effettivamente la testata si è anche giustamente lamentato Emiliano. Sì. Per la testata presa, ovviamente può capitare nel nostro sport. Siamo arrivati alla nona ripresa, quindi ci avviamo verso la fine di questo bell'incontro. Comunque gli ultimi tre round io al momento li ho dati a Emiliano, quindi sono la base, la prima parte, i primi due round e poi gli ultimi tre li ho dati tutti quanti a Emiliano, ha ripreso un pochettino le redini. Comunque è sempre un match equilibrato e ancora siamo alla nona ripresa e quindi non ne mancano tre ma quattro, considerando pure questa, che sembra una stupidaggine, ma è sempre un ragionamento che poi uno dice 9, 12, invece 9, 10, 11 e 12. E ovviamente. 4 round sono lunghi. Sono lunghi. Ci sono match di 4 round, quindi figuriamoci. Sta incrementando comunque Emiliano negli ultimi ripresi il vantaggio. Sì, lavora bene col jab.
e mantiene la distanza. Sì, che deve essere veramente fastidioso Jeb di Emiliano. Cioè, assolutamente sì. Qualcosa che... Comunque in questo caso l'ha messo, ha provato a rientrare Urquiaga, che è stato molto bravo Emiliano a fare il passo indietro. Adesso entra con un bel sinistro, finisce sui guantoni comunque di Urquiaga. Ancora il jab, lavora bene di jab Emiliano. Ricordiamo ragazzi che il jab è la base di questo sport. Adesso tenta Urquiaga di entrare prima al volto e poi al corpo. Emiliano non rifà trovare il bersaglio. Anche adesso mi sembra che sia andato a vuoto lo spagnolo. Il jab destro, entra adesso lo spagnolo col suo sinistro. Ancora il destro. Entra con un destro al corpo quasi semi appoggiato lo spagnolo Urquiaga. Ancora il destro di Marsili. Un sinistro che entra da parte di Marsili, risponde bene Urquiaga. Marsili è pronto a rimettersi in guardia. Ecco ancora Marsili. Ancora il sinistro, il destro e poi di nuovo il sinistro. Prova a portare il jab sinistro Urquiaga. No, un clinch i due. Adesso entra con il sinistro Emiliano. Bello adesso. Bello adesso, finta sotto il colpo al corpo. Ha messo un gancio sinistro veramente buono. Molto veloce Emiliano. E potente. Attenzione è entrato, alla risposta, sì. Attenzione alla risposta di Urquiaga. Urquiaga prova sempre a portare questo destro, è sempre molto bravo Emiliano. Bellissimo adesso, entrati bene, veloci e potenti e precisi. Ancora la combinazione da parte di Emiliano, che credo che con queste ultime combinazioni si sia aggiudicato anche questa assolutamente ripresa. Sì, pure secondo me veramente una belle azioni in chiusura da parte di Emiliano, che aveva controllato abbastanza agevolmente l'azione, la ripresa, ma secondo me l'ha fatta sua soprattutto con queste azioni finali. L'ha portata anche precedentemente questo doppiare il destro e poi entrare col sinistro. Quando lavora con linee interne, doppiando il destro e mettendo il sinistro e poi riporta a destro e sinistro, riesce sempre ad andare a segno e soprattutto non fa partire l'azione di Urquiaga. Quindi diciamo che è la cosa che al momento ti fa tenere il vantaggio ai punti. Forse ha trovato la chiave di volta per questi punti. Sì, perché poi ogni volta che lo spagnolo prova a portare dei colpi diciamo un po' più duri, Emiliano risponde con incisività e quindi riesce sempre a riprendere in mano la ripresa. Siamo entrati decima ripresa. Quindi ne mancano tre. Ricordiamolo che 10, 11 e 12. Ancora lavora per linee interne con il jab destro Emiliano Marsili. Adesso prova a portare un gancio destro che finisce sulla nuca di Urquiaga. Al momento io vedo ancora Emiliano vincente. Sì, bella adesso l'azione di Marsili, che è molto bravo anche poi a evitare il contrattacco da parte di Urquiaga, che ha portato un bel colpo lo spagnolo, ma Emiliano è stato molto bravo con un gioco di trucca a schivare. È sembrato un gancio destro dello spagnolo. Lavora bene ancora col jab Emiliano. Prova lo spagnolo a portare un sinistro al volto, destro al corpo. Adesso i colpi dello spagnolo finiscono sui guantoni. Clinch. Atleticamente Emiliano preparato alla grande. Entrambi tutti e due, ma diciamo che Emiliano ha 10 anni in più di Urquiaga. Questo conta teoricamente, ma non sembra così. Attenzione alle ripartenze.
Vedi come ha fatto l'azione lo spagnolo subito. Emiliano restituisce con gli interessi. Poi ha riprovato quell'azione di prima, sempre il doppio sì, destro sì. E poi il sinistro. Ah, bella adesso. Adesso non prova un diretto sinistro. Emiliano ha provato il gancio che è entrato. Attenzione all'incrocio. Ancora il diretto destro. Bella adesso il colpo, il diretto destro da parte di Chiaga. Una precedente azione molto bella portata da Marsili. Tentato adesso sempre col destro Chiaga, colpire al volto Marsili. Due sinistri da parte di Chiaga. Adesso il jab destro di Marsili, ancora il jab. 39 secondi alla fine di questo decimo round. Ancora il jab destro di Marsili. Ancora il destro. Sempre ottimo il footwork, il gioco di gambe da parte di Emiliano. Tenta Orchiaga adesso prima di portare un sinistro e poi il destro. Prova un'azione combinata allo spagnolo che finisce però sui guantoni di Marsili. Poi una leggera spinta da parte di Emiliano, ma niente di che. Bella adesso, finisce con... un colpo al corpo di Marsili, un colpo al volto di Urquiaga. Direi che anche questa, Giovanni, forse un po' più equilibrata delle precedenti, però... Un po' più equilibrata, sì. Un po' più equilibrata questa. Forse questa Emiliano ha cercato un po' più di controllare, però... Sì, però lo spagnolo ha portato anche lui... Delle belle azioni, Belle azioni, quindi questa potrebbe entrate. Essere... Diciamo, poi in dubbio, dai. Sì, potrebbe essere una ripresa in dubbio. Comunque siamo arrivati stavolta al penultimo round, all'undicesimo. Questo titolo UE dei pesi leggeri tra il nostro Emiliano Marsili e lo spagnolo Frank Urquiaga. L'undicesima ripresa, round 11. 11 su 12. Bella adesso, un bel montante da parte di Urquiaga. Colto un po' impreparato adesso, prova a lavorare da nuovo al colpo. Attenzione Emiliano, che credo che abbia sentito quel montante di Urquiaga. Sì, continua a muovere le gambe. Adesso ancora lavora al corpo lo spagnolo. Tenta anche dei colpi, dei ganci al volto. Emiliano lavora di esperienza per recuperare, che credo che quel montante iniziale l'abbia un po' sentito. Adesso un destro al corpo da parte di Urquiaga. Emiliano continua a girare. Sinistro di Urquiaga, destro di Urquiaga. Molto bravo a schivare il primo gancio Emiliano, poi riesce a entrare con un gancio destro Urquiaga. Tenta di nuovo il montante al fegato. Emiliano comunque risponde prontamente, dalla sensazione di aver recuperato bene. Adesso entra però con un destro Urquiaga. Ma di nuovo il montante al fegato. Insiste Urquiaga perché ha capito che lì può mettere in difficoltà. È riuscito a mettere in difficoltà Emiliano. Attenzione adesso all'incrocio, teste che si colpiscono nuovamente. Prova ancora adesso un po' a velleitare il montante. Di nuovo clinch, manca un minuto alla fine di un round un po' complicato per Emiliano. Ancora sinistro, due sinistri e il destro da parte di Emiliano. Sinistro destro stavolta da parte di Urquiaga. Adesso prova a portare un montante alla milza, allo spagnolo. Jab destro da parte di Marsili. Ancora jab destro da parte di Marsili.
prova a rispondere col sinistro il Piaga, produsisse da parte dello spagnolo, prova a rimettere il sinistro, diretto sinistro Marzì, De Emiliano che entra poi con un bel sinistro, ancora due jab destri da parte di Marchili, che ha recuperato totalmente da quell'inizio un po' complicato di round. 10 secondi alla fine di questo round, attenzione adesso, bella la combinazione da parte di Urchiaga, terminata con un gancio sinistro al volto. Ancora finisce questo round e Giovanni, mi sento forse di dare allo spagnolo, Sì, questa ripresa sì, soprattutto nella parte iniziale, dove ha preso Emiliano con quel colpo, ecco, sotto qua, ecco, sì, qua sì. Lo vediamo benissimo. Grazie ai ragazzi in regia per averci offerto nuovamente ha poi continuato immagini. A insistere lì Urquiaga per buona parte della ripresa. Emiliano ha recuperato bene e ha mosso le gambe per cercare di poi di mandare fuori misura Urquiaga. Nella seconda parte della ripresa ha portato degli ottimi colpi a segno, quindi è una ripresa che poi è riuscita a riequilibrare, però sostanzialmente quei colpi duri all'inizio forse possono fare la differenza. Sì, sono d'accordo Giovanni, forse dopo lo spagnolo è diventato un po' troppo ripetitivo. Sì, perché è sempre quello il problema, nel senso che quando Emiliano lavora in velocità lo spagnolo non riesce a prendere la misura. Gli ultimi tre minuti di un bellissimo incontro. Mi permetto già di fare adesso Emiliano a quest'ultimo round, che lo spagnolo lo vedo molto carico, sì, sì. Sicuramente credo che lo farà 3000, lo farà sì. 3000 per portare dalla sua ai giudici. Determinante sarà. Sì, è un problema con i lacci di guantoni di Emiliano. Comunque, complimenti a tutti e due i cugini che hanno dato vita veramente a un bel incontro, Giovanni. Assolutamente sì. Bellissime riprese. Questa, insomma, si andrà a concludere, ma finora 11 riprese di grande qualità pugilistica, sotto tutti gli aspetti, agonistico, tecnico e tattico, veramente un bel incontro. Adesso porta un bel destro Urquiaga che spinge alle corde Marschili, che è pronto a uscire dalle corde e a tornare al centro ring. Fanno in clinch due, l'arbitro li divide, 2 minuti e 20 circa alla fine del match. Adesso risponde bene Emiliano con un bel gancio destro, ora il destro di Emiliano. Prova a portare una combinazione di colpi Urquiaga, prova a portare due ganci, gli schiva bene Emiliano, rimette subito il jab destro, prova col sinistro a pizzicare Marsili, lo spagnolo Urquiaga, ancora Marsili col jab destro, due sinistre da parte di Urquiaga, manca 1:42 alla fine dell'incontro. Adesso Emiliano è riuscito a mettere un diretto sinistro corto, molto bene col... Guarda, Emiliano c'ha uno spacco importante tremendo, alla testa. È entrato con la... Sì, l'ha preso proprio con pieno con la testa. Su quel colpo che dicevamo che ha portato molto bene, credo che rialzandoci c'è stato questo incrocio di teste. Gronda proprio tanto da... Siamo quasi arrivati alla fine dell'incontro. Adesso lo spagnolo... ha preso fiducia, ma Emiliano è molto bravo comunque a schivare i colpi. Questa è una maschera di sangue. È stato sorpreso dalla cosa dell'arbitro che l'ha fatto riprendere. Se è stata una testata e non ha interrotto il match, lo spagnolo sta cercando di approfittare. Sì, anche perché poi quando esce sangue rischia anche di non vedere. Certo. Un minuto e mezzo molto difficile per Emiliano. Manca comunque circa un minuto alla fine dell'incontro. Gira Emiliano, lavora bene ancora con il jab destro, ovviamente per lui un handicap il sangue che continua a scendergli in maniera abbondante e rischia di fargli vedere
tutti i colpi dell'avversario, ma molto bravo Emiliano comunque a girare, a gestire, sta gestendo molto bene questa fase complicata Giovanni, sì. Adesso vanno in clinch i due sulla fronte se non sbaglio, cioè sì, continua a perdere molto sangue, quindi Emiliano, il sangue fronte, 10 secondi vai Emiliano, ripresa, risponde, ah, risponde bel molto sinistro, bene Emiliano, un bel sinistro che va sul volto di Urquiaga, ancora in clinch 2 e finisce un bellissimo incontro, finisce un bel incontro, complimenti a entrambi, vediamo quello che decideranno i giudici. Il mio personalissimo cartellino vedo qualcosa in più per Emiliano, poi non so quello che decideranno ovviamente i giudici, non lo faccio di mestiere. Comunque in ogni caso, al di là del risultato, complimenti sia a Emiliano Marsili che a Franco Urquiaga, hanno dato via veramente un bel incontro, sporcato solo nel finale da quella ferita che ha impedito, ci ha impedito di vedere altri 3 minuti di spettacolo pugilistico, però può capitare, sì, nel nostro sport, caro Giovanni. Adesso a poco ci sarà il verdetto finale e sapremo chi dei due sarà campione UE dei leggeri, e speriamo ovviamente che la decisione favorisca il nostro Emiliano Mars. Vedremo quello che decideranno i giudici. Poi speriamo di avere qua con noi Emiliano per una battuta. Però guarda, bisogna vedere come peseranno le ultime due riprese, perché sì, sono d'accordo, perché purtroppo nelle ultime due riprese, se danno diciamo l'ultima ripresa specialmente con quello spacco alla testa allo spagnolo, diciamo che il match è molto equilibrato, bisogna vedere quello che ne esce fuori. Emiliano ha fatto un'ottima partenza, poi nella seconda parte fino al decimo round ha fatto veramente un ottimo lavoro, le ultime due riprese sono state più equilibrate, molto le riprese centrali e sono state a favore dello spagnolo, quindi vediamo gli arbitri che cosa vedono. Compito arduo per il giudice, sì, stasera dare questo verdetto, è veramente difficile girare intorno all'avversario, non farsi mai trovare. Adesso siamo arrivati al momento della verità, caro Giovanni, vedremo chi dei due sarà campione UE dei leggeri. Giudice Dottier 115 a 113, giudice Mister Lagos 112 a 115, giudice Mister Wedges 115 a 112, vince questo incontro ed è il nuovo campione dei pesi leggeri dell'Unione Europea, Alonso Emiliano! Split decision, Sì, l'avevamo detto, eh? Eh sì, perché un giudice ha dato la vittoria. Emiliano. Ha dato la vittoria allo spagnolo di 115-113, mi sembra di ricordare. E gli altri due giudici invece l'hanno data ad Emiliano. Ripeto, il peso, bisogna vedere come hanno dato quella ripresa con l'atterramento, alcune riprese equilibrate. E quindi diciamo che sarebbe curioso di vedere poi i cartellini. Comunque merito a tutti e due ragazzi per un grandissimo combattimento da grandi contenuti agonistici. Sono contento ovviamente per Emiliano che ha mantenuto l'imbattibilità e che ha vinto un match veramente di grande difficoltà contro un pugile Maidomo. No, io devo fare i complimenti a Urquiaga perché ha dimostrato essere un grande pugile. È un risultato che ci può stare, Giovanni, il match è stato molto equilibrato, adesso lo spagnolo sta facendo due segni, vedete, è una maschera di sangue, ma maschera di sangue perché c'è stata quella ferita accidentale dovuta alla testa. Sì, ma diciamo che ecco, a caldo è difficile in un match del genere, no? Che uno accetta il verdetto, ma fa parte anche del gioco. Altro, io però diciamo ecco, sì, ci sono state delle riprese in cui Urquiaga ha fatto un buon lavoro, ma anche altre riprese in cui Emiliano
ha boxato come si deve. Diciamo che ecco un match comunque equilibrato. Cioè, possiamo dire, Giovanni, come abbiamo visto noi, prime due riprese a favore di Emiliano. Sì, dalla seconda in poi, dalla terza, con quell'atterramento è ripartito un po' lo spagnolo, che ne ha vinte 2-3, e poi sì, la parte fino al decimo round.